Ehi, ciao, io sono Giulio. Oggi vediamo che cos'è questo. Allora, questo è un Arduino 1 per l'esattezza. Ma che cos'è un Arduino? Adesso lo vediamo. Allora, questo è il primo episodio di una lunga serie di tutorial su Arduino. Quindi, arriviamo al punto. Che cos'è Arduino? Arduino è questa piccola scheda dotata di un microcontrollore. In pratica ha diversi pin divisi in varie categorie che possono essere utilizzati come input o output, cioè che magari gli possiamo attaccare per esempio un LED per magari accenderlo, oppure per esempio un sensore che magari ci dica la temperatura dell'ambiente, oppure un motorino che ci faccia andare avanti una macchinina. Ok, quindi questo è in maniera molto generale che cos'è questa piccola scheda. Ma vediamola un po' più nel dettaglio. A colpo d'occhio vediamo subito due principali connettori. Il primo è per la USB di tipo B, che ci servirà per collegarla al computer, perché appunto dovremo inserirci all'interno il codice. E poi abbiamo anche un'entrata per collegarci un alimentatore, che non è incluso nella confezione di Arduino, ma che appunto può essere utile per utilizzarlo senza doverlo connettere al computer per alimentarlo. Passiamo però alla parte più importante, ovvero appunto i pin. Ce ne sono veramente di tantissimi. Allora, prima di tutto abbiamo due pin di alimentazione, uno da 3,3 volt e l'altro da 5, che appunto ci serviranno per alimentare i nostri futuri componenti. Abbiamo poi due ground, che appunto sono la terra, quindi il polo negativo, diciamo, e poi appunto tutti i vari pin, che sono divisi principalmente in due categorie, pin digitali e pin analogici. In sostanza, i pin digitali possono scrivere o leggere un valore che sia necessariamente o 1 o 0, quindi o acceso o spento. Un pin analogico invece può assumere un valore che non sia necessariamente 0 o 1, ma anche dei valori in mezzo. Per esempio potremmo accendere un LED al 30% della sua potenza. Allora, e come vedete sulla scheda ci sono due file di pin, quelli a destra sono appunto i pin digitali, che appunto, come detto prima, possono assumere un valore solo da 1 e 0. Alcuni però hanno un segnetto davanti, una tilde, è questa linea ondeggiata. I pin che sono segnati con questo piccolo segno sono in grado di dare in output un valore analogico. Quindi appunto, come detto prima, far accendere un LED al 40% della potenza che possiamo dargli. A sinistra invece, oltre ai pin di alimentazione e di ground, troviamo i pin analogici, ma solo i pin analogici di input. Cioè, tramite questi pin potremo esclusivamente leggere un valore. Per esempio, quindi potremo collegarci un sensore di temperatura che potrà dirci appunto la temperatura dell'ambiente. Ok, però tutto quello che ho detto adesso vale soltanto per l'Arduino 1, cioè appunto questa piccola schedina che ho io. Ma di Arduino ne esistono di tantissimi tipi, che principalmente si differiscono dalla grandezza, quindi dal numero di pin, e dalla potenza di calcolo. Per esempio qua io ho un Arduino Mega, cioè un Arduino un po' più grande come vedete. La differenza è abbastanza netta. Qua ci sono molti più pin e quindi è possibile controllare più componenti contemporaneamente. Oppure per esempio esiste anche l'Arduino Nano che appunto è molto piccolino. Ovviamente si sceglie la tipologia di Arduino in base all'utilizzo che vogliamo farne. Per esempio se vogliamo controllare un orto super magnifico, super fighissimo, magari può essere utile un Arduino Mega, a cui appunto possiamo collegarci per esempio più sensori e più motori. Oppure se vogliamo creare un dispositivo più piccolino, per esempio che stia nella nostra mano, sarebbe utile magari appunto un Arduino Nano, che appunto occupa meno spazio. Tutto è in base a quello che dovete fare. E per iniziare però ovviamente vi consiglio di acquistare quello principale, quindi l'Arduino 1. Se vi interessa, in descrizione vi lascio qualche link utile per acquistare appunto questa scheda, che non necessariamente deve essere originale Arduino, perché infatti esistono diverse copie più cinesi, diciamo, di questa scheda, ma che fanno esattamente la stessa cosa. E ovviamente costano di meno. E vi lascio anche qualche kit starter, dove all'interno ci sono anche diversi componenti che vi possono essere utili, soprattutto per iniziare. Ok, quindi abbiamo fatto una bella panoramica generale sul mondo di Arduino. Prima di terminare vi volevo anche parlare dell'IDE di Arduino. L'IDE è un ambiente di sviluppo che ci permette di scrivere il nostro codice, verificarlo, in caso ci siano qualche errore appunto di scrittura, compilarlo, cioè tradurlo dal codice di programmazione al linguaggio comprensibile alla nostra scheda Arduino, e poi caricarlo effettivamente sulla scheda per poterlo appunto utilizzare. Ok, quindi vediamo come si scarica e quali sono le funzioni principali. Perfetto, eccoci qua. Allora andiamo subito su Google.
e andiamo appunto su il sito di Arduino, vi lascio ovviamente il link in descrizione. Eccolo qua. Allora, per scaricarlo ovviamente scegliamo, scelgo Windows, qua visto che noi siamo tirchi facciamo solo Just Download, non vogliamo donare niente perché non sia mai. Lo apriamo ovviamente e facciamo la procedura di installazione come un classico programma. Ok, next, install. Molto bene, close, ottimo. Vediamo qua che appunto c'è comparso l'IDE di Arduino. Possiamo ovviamente aprirlo. Qua diamo il consenso. Molto bene, eccolo qua. Abbiamo installato correttamente. Questo appunto è l'ambiente di sviluppo per programmare in Arduino. Allora, vediamo velocemente quali sono le funzioni principali. Prima di tutto vediamo questi pulsanti qua sopra. Allora, il primo è il pulsante verifica, che appunto, come dice il nome, ci permette di verificare il codice che scriviamo qui sotto. Quindi appunto verifica se è tutto corretto, se trova errori appunto di scrittura, e appunto nel caso ce lo segnalerà. E poi dopo c'è il pulsante carica, che prima verifica il codice e poi appunto lo carica sull'Arduino, in modo che appunto possiamo utilizzarlo. Poi vabbè, ci sono i pulsanti di nuovo, apri e salva, che appunto ci permette di aprire e salvare nuovi file di Arduino. Qua in fondo invece c'è il monitor seriale. In poche parole, poi dopo lo vedremo meglio nelle prossime puntate, qui all'interno possiamo visualizzare tutte le comunicazioni seriali, appunto. Le comunicazioni seriali sono quelle che avvengono dal computer all'Arduino e viceversa attraverso il cavo USB. Può essere utile appunto per magari stampare, per esempio qua nel monitor, alcuni valori di debug. Ma appunto, come ho detto prima, lo vedremo meglio nelle prossime puntate. Poi vabbè, qua sopra ci sono le principali funzioni, come appunto salva, chiudi, eccetera. Però una cosa interessante sono gli esempi. Appunto qua sono divisi in diverse categorie, ci sono diversi esempi di codici sulla maggior parte delle cose che si possono fare su Arduino. Per esempio qua su Basic, per esempio, c'è Blink, che appunto è un piccolo codice, eccolo qua, spiegato con diversi commenti, su come far lampeggiare un piccolo LED. Può essere utile se magari avete qualche dimenticanza oppure volete studiarvi il nuovo codice. Una scheda modifica, non c'è niente di interessante. Sketch, neanche. Qua nella scheda strumenti invece sono cose molto importanti. Principalmente qua su scheda dobbiamo selezionare la diversa tipologia della nostra scheda. Come vedete ce ne sono tantissime. Io per esempio seleziono Arduino 1 perché appunto ho l'Arduino standard. Poi dovremo anche selezionare la porta, cioè la porta USB su cui è collegato il nostro Arduino. Io ancora non l'ho collegato, però possiamo provarci. Qua ho il mio cavetto USB, lo attacco prima qua all'Arduino. Boom, e poi al computer. Come vedete si è accesa la lucina di alimentazione, quindi vuol dire che funziona ancora. E se andiamo qua su porta, come vedete si è abilitato e ora posso selezionare COM3, che appunto è il codice che identifica la porta su cui l'ho collegata. Ricordatevi sempre di impostarli prima di caricare e verificare il codice. Ok, quindi questo più o meno era tutto l'IDE di Arduino. Qua appunto possiamo scrivere il nostro codice, lo inizieremo a vedere dalla prossima puntata. E quindi niente, direi che possiamo provare subito a verificarlo. Quindi clicchiamo su verifica, ovviamente questo è un codice completamente vuoto, non ha nessun significato, quindi speriamo funzioni. Mi dice ovviamente di salvarlo. Ecco qua, sta verificando, come vedete sto compilando lo sketch. Attendiamo un attimo. E come vedete ci dice compilazione completata e ci dà diverse informazioni. Prima di tutto ci dice quanto pesa questo codice, nel mio caso 444 byte, cioè l'1% dello spazio disponibile sul mio Arduino. E poi vabbè, altre informazioni che non ci interessano. Direi che il codice è corretto. Se per esempio provo a scrivere cose a caso, ovviamente questo non è un codice corretto, ovviamente mi darà errore, come vedete. Diverse cose rosse e quindi vuol dire che qualcosa non va. E proviamo adesso a caricare il nostro Arduino. Selezioniamo qua la scheda Arduino 1 e la porta, ok. Clicchiamo su carica, sta verificando e compilando, lo sta caricando. E l'ha caricato correttamente. Ottimo. Ovviamente qua ancora non è successo niente, perché appunto come ho detto prima questo è un codice nullo, non fa assolutamente niente. Però il codice è stato caricato. Ok, per oggi è tutto. Spero che questa mia introduzione generale nel mondo di Arduino vi abbia fatto incuriosire sempre di più su questa scheda. E quindi niente,
scrivetemi nei commenti se avete qualsiasi tipo di domande sulla scheda. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ricordo di mettere like, commentare e iscrivervi. Noi ci vediamo nel prossimo video e ciao ciao!